praticamente pronti con Ninci, agguerritissimo. Cortese partiti in questo momento, vediamo Ninci, fa una partenza spettacolare. Cortese si deve accodare, attenzione perché qui la prima curva è veramente molto molto interessante, con man mano all'inseguimento di Fabio Napolitano, come dicevamo. Si è... Ah, ragazzi, è andato tutto bene, se non sbaglio, su questa prima curva dove tutti erano preoccupati. Mamma mia, Salotta all'interno, forse Poli riesce a superare Cavagnino in quarta posizione. Mentre attenzione perché qui scatteranno i primi DRS, soprattutto per Luca Laudato che si è fatto superare in questo momento da Giuseppe Cionti. Rimaniamo su di loro. Infatti Luca Laudato all'interno, bellissimo il sorpasso, mamma mia, su Daniele Mammano, perentorio, decisivo. Molto interessante. Mentre Marco Polo all'inseguimento di Francesco Di Fiore, che a sua volta è all'inseguimento di Michael Mariani in dodicesima posizione. Attenzione, vediamo qui Francesco Di Fiore in lotta con Michael Mariani. Sono appaiati, Mariani ha il favore della traiettoria, Di Fiore si deve accodare, ma non ci sta e sta ancora dietro, veramente molto vicino. Qui attenzione perché si attiva il DRS, Mariani fa un errore e deve cedere la posizione a Di Fiore. Mentre Daniele Poli mi pare che si sia forse ritirato, non lo so, andiamo a vedere, si è ritirato purtroppo. Il vincitore di gara 1 e 2 del Sachsenring, ritirato qui a Salzburg, peccato. Mentre Ninci saldamente in prima posizione, lo vediamo qui, facciamo un giro insieme a lui, ragazzi. No, aumentiamo il suo vantaggio a 3 secondi. L'uomo di Marte si è svegliato stasera, è l'aria dell'Austria che gli fa bene, o della Germania. Attenzione, mentre Manuel Melluso veramente molto vicino a Luca Garufi in lotta per la settima posizione, vediamo che succede. Dovremmo metterci nella dashboard per vedere qua l'attacco all'interno, senti come urla il motore in questo curvone che poi ne dà un altro. Attenzione, frenata, tocco! Dopo queste presentazioni torniamo alla gara, 9 minuti e 22 secondi in questo momento, siamo su Luca Garufi in settima posizione col DRS acceso, mentre Ninci ha ripreso la prima posizione, andiamo a vederlo a 2 secondi da Laudato che deve fermarsi in questo momento in box perché non l'aveva fatto. Cortese quindi si riprende la terza posizione, inseguito da nessuno e quindi ha perso ben un secondo, mentre c'è un nuovo iscritto, Skydancer 3, mentre Perrone, scusatemi, in lotta con Michael Mariani, avevo messo l'autodirector della regia, sono in lotta per la decima posizione, attenzione, si toccano, mamma si mia, guarda qua, è che DTM vera, Salzburg, mamma mia, Perrone deve ricedere la posizione per la decima, perché qui una posizione può portare punti in più per la squadra, agguerritissimo Perrone, quindi qua è una lotta al vertice per la nona posizione, per andare a prendere anche un punto. Perrone qua, 1.17.239, ha avuto quel problema, attenzione, quasi si gira, incredibile, di Samuele Cavagnino è in nona posizione. Prende la scia e lo passa. Eccolo qua, attenzione, mamma mia come lo passa in scia, sono appaiati, vediamo, sì, appaiati, attenzione, man mano, sta dietro per prendere la scia, ma ne è di più Cavagnino, è uscita bomba, mamma mia, come ha giustamente detto Alex De Luca. Vediamo dall'interno, vicinissimo, intanto c'è una macchina che si è girato, mamma lo evita Samuele Cavagnino, l'abbiamo visto in diretta dall'interno di Daniele Mammano, c'è stato un brivido per Cavagnino, mentre attenzione, Mammano si prende la terza posizione, ma Cavagnino risponde all'interno e se la riprende, mamma mia che bella lotta tra i due qui, mamma mia, spettacolare, in decima, eccola qua, Giuseppe Perrone undicesima, Milandinovic in dodicesima, Alessandro Pontecorvi tredicesima, Michele Soncini 14esima, Stefano Andreozzi in 15esima. Intanto scusate ragazzi, però sono partiti, siamo, prego, su Napolitano in testa, seguito da Marco Polo. Allora qua sono partiti subito qua, pronti via. Napolitano, sento, attenzione in interno, Marco Polo. Si è fatto superare di nuovo, mamma mia, Napolitano come si è ripresa la prima posizione, hanno già creato un gap tra loro ed Elia Miscurini, quindi seguito da Pontecorvi. Rimaniamo qui con Napolitano e Marco Polo, mamma mia, sono tutti vicinissimi. Ninci in sedicesima, siamo su Milandinovic in quinta posizione, in lotta per la quarta con Alessandro Pontecorvi. Eccolo qua, in lotta per la nona posizione con Perrone. Eccolo qua, lo vediamo dall'esterno adesso all'attacco di Melluso. Ero qua con la BMW gialla e se la prende, due posizioni in meno di due curve, attenzione all'esterno su Melluso, mamma mia che attacco di Soncini, perentorio, deciso, mamma mia. E torniamo su Milandinovic perché è veramente molto vicino su Alessandro Pontecorvi, sono mezzo secondo. Lo riprende, si toccano. Ecco qua Daniele Mammano su Melluso, lo vediamo dall'interno dalla dashboard.
Vediamo. Tanto, col Andreotti è passato indenne tra un groviglio di macchine che la prima chicane si sono così dati un Destruction Derby appuntamento, perché esatto, si sono visti tocchi a non finire. Tanto man mano lo vediamo qua su Melluso, vediamo mentre dietro le Grottaglie e Cortese si stanno scannando, mamma mia, eccolo qua le Grottaglie con la BMW Red Bull, inseguito da Gianluigi Cortese, che riesce a risalire un pochettino in tredicesima posizione, molto molto vicino alle Grottaglie, ma le Grottaglie resiste. Vediamo l'ultima chicane che mette sul rettifilo dei box, qui a bomba a cannone. Siamo su Soncini in lotta per la sesta posizione, proprio su Fabio Napolitano, che aveva subito un incidente dopo un contatto con Elia Misculini. Vediamo, gli squadra un pochettino, Soncini la deve controllare proprio su Napolitano. Hanno lasciato scorrere l'adrenalina delle vene ed eccoli qua. Ponte Corvi all'attacco, all'assalto per la prima posizione. Vediamo se il francese riesce a resistere. Si mantiene intelligentemente l'interno. Vediamo, saltino forse no. Attenzione, Ponte Corvi quasi perde l'auto e Marco Boyans riesce a mantenere la prima posizione. E quindi Miscolini si riavvicina. Attenzione, il trio, il terzetto qui davanti. E intanto scusami, perché vediamo dalla dashboard Ponte Corvi all'interno, all'esterno su Marco Boyans. Vediamo se riesce a resistere. Rimaniamo su questa inquadratura perché vediamo la lotta in più, la posizione di Misculini. Vediamo all'interno, Ponte Corvi si prende la prima posizione. Marco Polo insegue ancora e lì Misculini si avvicina tantissimo. Mamma mia ragazzi, che gara. Attenzione, torniamo su. Ne ha molto di più. Ponte Corvi ne ha molto di più, però vediamo se Misculini può andare ad insidiare la seconda posizione. Vediamo Marco Polo con il DRS acceso. Vediamo se non riesce ad affiaccarsi. Vediamo se tira la staccata, ma Ponte Corvi, mamma mia che gara di Ponte Corvi. Vediamo Marco Polo però interpreta bene la chicane, si è avvicinato tantissimo. Vediamo se riesce a prendersi almeno quello spunto per insidarlo, mentre attenzione perché Misculini è sempre veramente molto vicino. Torniamo sulla dash a vedere questa lotta all'interno, a vivere l'emozione dei piloti. Vediamo se con intelligenza Misculini riesce a sfruttare questa lotta che c'è lì davanti, mentre c'è Francesco Di Fiore che ha 4 secondi. Vediamo se si avvicina. Attenzione Misculini all'attacco di Marco Polo all'interno. Marco Polo si allarga, l'ha visto forse. Ah, Misculini si gira, ma non ci credo. Perché ridi? Perché no, in casa mia fiumi di bestemmie. Un fiume di bestemmie e mia moglie dall'altra parte che ha fatto un no! Mentre Marco Polo rimane ancora attaccato a Ponte Corvi, non cede assolutamente qui. E c'è un altro che è entrato nel canale, porterà a casa. Mettere attenzione, Marco Polo in questo momento si allarga all'attacco, si riprende la prima posizione, non ci credo, non finisce mai questa sfida ragazzi. Grandissimo. Mamma mia, 13 minuti ancora, speriamo che ci possano offrire questo spettacolo sino alla fine. Mi annea molto di più in questo momento Marco Polo, che ha lasciato scappare un po' Ponte Corvi, ma vediamo se Ponte Corvi ne ha per andare a recuperarlo. Quindi Salvo De Stradis in quindicesima, Mariani in sedicesima, Andreozzi in diciassettesima, Marco Polo Squali si è praticamente ritirato, peccato veramente, Cavagnino 19esima, ritirato Daniele Poli, e quindi le Grottaglie in 21esima, ritirato anche lui. Veramente una gara straordinaria, devo dire, veramente straordinaria. Partiti per i 25 minuti della prima gara. Daniele Poli fa una bella partenza, secondo me forse si fa recuperare da Mariani e Mammano, la scia se preferite, per andare a fare i sorpassi. Infatti Laudato all'esterno, vediamo, si fa vedere, Laudato resiste all'interno, e qui dove parlavo di appoggio Luca. Intanto ancora Daniele Mammano su Cavagnino, ormai con il DRS acceso, l'abbonamento fatto su questo lungo rettifilo. Vediamo se Samuele comunque si defila sulla destra, perché è lì che ha il favore di traiettoria, in cui poi nella curva riesce a trovare più appoggio. Poi è sempre dietro. Attenzione perché Laudato vicinissimo a Michele Soncini. Chiude bene Soncini e Laudato si deve solo accodare. Vediamo ancora Soncini, scoda, attenzione, mamma mia. E quindi Laudato sulla sinistra riesce a infilarla, a prendersi la posizione. Intanto siamo su Laudato e Soncini, anche loro danno spettacolo qui in lotta per la quarta posizione. Soncini molto, molto attaccato a Laudato. Vediamo se prova all'interno per poi incrociare. Riesce Soncini all'esterno, chiude bene Laudato e si mantiene la posizione. Gridellone approfitta, si mette all'interno. Che lotta tra i tre qui, molto interessante. Spettacolare. E Laudato, quindi con esperienza, riesce a mantenere la posizione. Soncini veramente vicinissimo, insegue Gridello ancora, attenzione all'interno, ma mantengono le posizioni un po' largo. Soncini approfitta Gridello dove proprio era uscito e si va a riprendere la quinta posizione. Mamma mia ragazzi, che azione, e si gira, c'è stato un contatto di Soncini
peccato, c'è stato un tocco, non è possibile peccato. Che possa uscire così. Ma c'è Pontecorvo ancora dietro su Ivan Gridello e si ripropone sicuramente un altro trio qui, Laudato, Gridello, Pontecorvo. Cortese un po' defilato dietro, vediamo se Soncini riesce a recuperare. Però attenzione, Pontecorvo molto vicino, gli annusa gli scarichi, si fa vedere all'interno, vediamo se Gridello riesce a chiudere. Attenzione, deve frenare Pontecorvo perché non è riuscito a mettere un pezzo di auto per poterlo passare, quindi deve alzare il piede. Perché Gridello comunque sfruttando la scia di Laudato lì davanti. Ancora attenzione, Pontecorvo si va a vedere all'interno, lì impossibile superare, ma ci prova lo stesso. E incrocia all'interno il tocco tra Pontecorvo e Gridello. Vediamo, alza il piede, lo fa ripassare. Quello che ha più pressione è Samuele, che però sta egregiamente gestendo la situazione proprio per la seconda posizione. E qui è l'attacco all'esterno, vediamo se Cavagnino riesce a chiudere ancora una volta, però stavolta era vicinissimo, incrocia, in questo momento mette il muso lì davanti e man mano se la prende forse la seconda posizione. In questo momento è Cavagnino però all'interno e avrà poi il favore di traiettoria. Mamma mia, mamma che azione di Cavagnino e di man mano qui, e riesce a chiudere bene, mamma mia, e gliel'ha fatta vedere a man mano, gliel'ha fatto vedere a Samuele. Attenzione, sono qua e me la prendo la posizione se non chiudi bene. Ancora lotta tra Samuele Cavagnino e Daniele Mammano. Spettacolo, lo show lo stanno dando loro, anche se è Daniele Poli lì che sta facendo la differenza. Però qui, in termini di spettacolo, sorpassi e controsorpassi, stanno facendo veramente un gran lavoro quei due. Il favore della traiettoria se la prende. Quindi, attenzione, Gridello! In sala pressione, ancora un errore. Daniele Poli, che va a concludere la gara. Quindi primo Daniele Poli, Samuele Cavagnino, Daniele Mammano, ancora. Comunque, eccola qua. Poli, Cavagnino, Mammano, Pontecorvo, Cortese, Andreozzi, Soncini, Mariani, Laudato, Gridello, Milandinovic. Attenzione, tutto pronto, partiti. Vediamo io Andoriak sulla destra patina. Marco Polo subito va a prendere la prima posizione. Perdono la posizione, mentre Doriak deve difendersi da Garufi, lotta. Ancora all'interno, ma Johan Doriak riesce a mantenere la posizione. Attenzione, lotta però con Marco Polo e Manuel Melluso, che si prende la terza posizione. C'è un groviglio di auto sul primo giro, non ci sono tanti distacchi. Daniele Poli però è in 17ª posizione, Napolitano in 7ª in questo momento. Luca Garufi che è in difficoltà, vediamo Poli, si fa vedere all'esterno, Garufi chiude all'interno, va un pelo largo, tocca l'erba Poli. Doriak in lotta ancora con Melluso, che lo attacca all'esterno. Molto molto avanti Melluso, ma sta a largo e quindi Doriak il favore della traiettoria, si mantiene la prima posizione, quasi contatto uno dietro l'altro. Attenzione ancora le grottaglie in lotta con Daniele Poli, che non riesce a superarlo. Milandinovic subito davanti, intanto vediamo Daniele Poli ancora in lotta con le grottaglie. È eccezionale questa sera, vediamo se riesco a farvi sentire dove saremo. Vediamo un po', vediamo. Oh mio Dio, saremo a Mugello? No, a Monza. A Monza, a casa nostra, il circuito, il Gran Premio d'Italia. Siamo su Marco Polo, che è seguitissimo in questo momento da Michele Soncini. Stessa tecnica che ha utilizzato Samuele Cavagnino. Vediamo però se Soncini, bello largo, si riesce a chiudere o meno. E si prende la seconda posizione, ma è largo. Vediamo se Marco riesce a chiudere, ad incrociare. Ma Soncini è veramente ben davanti, posizionato. E quindi si prende e si mantiene la seconda posizione. Bella lotta tra i due. Attenzione perché Marco non cede e si appaia in questo momento, si mette accanto a Soncini in lotta e si va a prendere la seconda posizione, ma Soncini resiste all'esterno, poi avrà il favore di traiettoria. Vediamo, c'è un contatto, forse no, non l'ho visto bene, non importa. E Marco Polo è davanti, attenzione, chiude bene e Soncini deve cedere la posizione, e c'è Fabio Napolitano che arriva subito dietro. È una scena che abbiamo visto con però dei piloti invertiti, e Marco Polo con grande abilità, astuzia, è riuscito a riprendersi la seconda posizione. Attenzione, si ripete ancora, però Marco Polo questa volta è largo e quindi vita facile per Soncini, che si va a prendere la seconda posizione. Vediamo se riesce a incrociare ancora Marco Polo. Ma esce veramente fortissimo qui Soncini. Tiene il passo Andreozzi. Sa che probabilmente può giocarsi una carta jolly se non fa errori. Soncini ancora. Ma Soncini rimane largo sulla destra. Un po' come faceva Cavagnino. Ma Daniele Poli riesce a staccare lunghissimo. Ma Michele Soncini resiste forse. Vediamo se va all'incrocio. Ma Poli si prende la seconda posizione. Bella. Mamma bella. Mia. Mamma che azione ragazzi. Gran bella seconda manche. Deve mantenere i nervi saldi e cercare di resistere. Checchi si fa da parte sportivamente con le bandiere blu. È molto vicino a Daniele Poli. L'attacco sarà sicuramente qui in questa curva. Gli sta attaccato agli scarichi. Si allarga, si prende l'interno. Vediamo se Doriak stringe e cede la posizione. Daniele Poli in prima posizione. Questa lo aspettavamo ormai da qualche minuto. Bravo Daniele. Johan sta guidando comunque molto bene. Vediamo se lo insegue per vedere dov'è che guadagna tanto il signor Poli.
mentre Pontecorvi vicinissimo a Napolitano, che a sua volta è vicinissimo a Rosario Alberio. Vediamo forse qua l'attacco. Si gira, perde il controllo e va a sbattere, no. E perde una ruota. Napolitano perde una ruota, no, incidente, no. Non è possibile, no, sull'attacco, no, di Rosario Alberio con il DRS acceso ha perso la posizione e si è andato a schiantare. Ritiro per Fabio Napolitano. Curto. Intanto Cortese su Rosario Alberio, il sorpasso in questo momento, si prende la sesta posizione, ma Cavagnino veramente molto vicino in ottava posizione. Vediamo se approfitta proprio lì dove ha sbattuto Fabio Napolitano nella tornata precedente. Va largo Cortese, attenzione, largo Cortese, e quindi Alberio e Cavagnino ne approfittano e Cortese perde tante posizioni. Controllarla intanto, attenzione, Cavagnino su Rosario Alberio, si allarga, si prende l'interno per la sesta posizione e se la prende. Vediamo se Rosario incrocia, poco spazio per lui, e Cavagnino in sesta posizione, assodata in questo momento, mentre Pontecorvi, attenzione, in quinta posizione, ancora buon risultato con Daniele Pammano in decima, quindi portano punti a casa anche, poi bisognerà vedere, fare i conti, e questo ci penseremo con Andrea. Daniele Poli vince la seconda manche, rimaniamo su Doriac perché fa un gran risultato, seconda posizione, sì. Un applauso a lui, bellissimo risultato, sì. Michele Soncini quindi in terza posizione, Stefano Andreozzi in quarta posizione, Alessandro Pontecorvi in quinta, quindi almeno seguiamoli, attenzione perché Alberio è veramente vicino a Samuele Cavagnino, ma non prenderà la posizione, ormai sono arrivati, eccoli qua. Ho visto tanta emozione, eccolo qua, Daniele Poli, Soncini, Andreozzi, Pontecorvi, Cavagnino, Alberio, Laudato, Cortese, Mammano, Marco Polo, Mariani, Gridello, Francesco Di Fiori, Garufi, Melluso, Ioan Doriac,